Salve a tutti da Giusy, oggi preparo uno sformato di patate. Gli ingredienti che ci occorrono sono 600 g di patate a pezzi che ho già fatto cuocere a vapore, 35 g di parmigiano grattugiato, sale, pepe, pan grattato e un uovo. Per farcire ci occorre della mortadella e della mozzarella di bufala. Il quantitativo naturalmente è a piacere vostro. Andiamo a preparare. Nel boccale metto le patate che naturalmente le ho fatte cuocere a vapore e le ho fatte raffreddare. Aziono il bimby, 10 secondi, velocità 8. Aggiungo l'uovo, il parmigiano, un po' di sale e un po' di pepe. Aziono il bimby, 30 secondi, velocità 3. Il composto di patate è pronto. Ho preso una teglia, come vedete, ho già affoderato con carta forno. Per non attaccarsi ai bordi, spruzzo dello staccante. Polverizzo con un po' di pan grattato. Metto un po' del composto. Mettiamone in metà. Sistemiamolo. Quindi anche se è un po' appiccicoso, sistemiamolo con le mani. Ecco, io lo lascio non troppo sottile. Adesso metto una fetta di mortadella e la mozzarella di bufala che naturalmente ho messo nello scolapasta per far eliminare tutta l'acqua in eccesso. E adesso aggiungo l'altra metà del composto di patate. La vado a livellare con le mani. Quindi dopo aver sistemato tutto il composto di patate, spolverizzo con un altro po' di pan grattato. E adesso lo vado a mettere in forno per 25-30 minuti circa, quando vediamo che la superficie è dorata. Adesso il mio sformato di patate è cotto e freddo. Quindi mi aiuto con una paletta e lo passo in questo piatto. Ed ecco pronto il mio sformato di patate. Alla prossima ricetta, ciao!